La 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 la. Voci diverse per le frequenze bibliotecarie. Un anno di attività passato insieme, loro sono gli amici di Omero, una realtà associativa del crotonese che mette insieme le caratteristiche di ogni associato, chi nel canto, chi nella pittura e chi in altre attività come gli scacchi, le carte o la dama. L'associazione, che lavora prevalentemente con ipovedenti e ciechi, ha presentato le proprie attività presso la Casa della Cultura, quelle elencate, e poi la principale, ovvero la traslitterazione da Nero a Braille di alcuni testi della storia di Crotone, individuati proprio nella biblioteca, per consentirne la fruibilità. Qual è stata l'attività per lei la più bella da svolgere? Ce ne sono state diverse, una presso l'altra, non ti saprei dire qual è l'attività, diciamo, prioritaria, per il semplice fatto perché ne abbiamo fatte diverse, l'una dietro l'altra, per cui ognuno ha avuto il proprio significato. L'obiettivo però è sempre quello di socializzare, di includere le persone con disabilità visiva nel mondo dell'inclusione sociale. Diverse attività, il canto e poi la pittura. Allora, l'esperienza pittorica e laboratoriale del gruppo Gli Amici di Omero è stata particolarmente formativa in una sorta di interscambio culturale di potenzialità, perché al corso hanno partecipato persone vedenti, non vedenti, ipovedenti, normodotati, e abbiamo lavorato in una situazione di interazione molto coesi e ci siamo divertiti molto, esprimendoci con i colori le diverse sensazioni, le diverse percezioni di ognuno col proprio potenziale. Per gli ipovedenti e le persone non vedenti è difficile partecipare a un laboratorio di canto? Secondo me assolutamente no, anche perché parto dal presupposto che io stessa sono ipovedente e ho studiato in un'accademia di musica, ed è stata la cosa più bella che avessi mai potuto fare. Quindi l'approccio che un disabile può avere con la musica può essere soltanto assolutamente produttivo. E come si sono comportati questi ragazzi e questi signori? Sono stati coinvolti all'interno di questo progetto e loro stessi si sono sentiti accolti. Quali sono le canzoni che hanno imparato questi ospiti? Allora, abbiamo fatto un progetto che è durato quasi un anno e quindi hanno preparato vari tipi di canzoni, sia singolarmente che in coro, e le canzoni corali sono state O Happy Day, e So This Is Christmas, Happy Christmas, per quanto riguarda il periodo natalizio, e Il Cerchio della Vita, che l'abbiamo portato in scena quest'estate. Come si trascrive da Nero a Braille? C'è la tavoletta che scrive in Braille con questa, col punteruolo, e quel punteruolo è il righello. Il righello che è questo? Questo è il righello, cioè per esempio la A è un puntino in alto a destra, poi c'è la B che sono due puntini, uno in alto a destra e uno in mezzo a destra, c'è la C che è uno in alto a destra e uno in alto a sinistra. Praticamente l'alfabeto, tutto l'alfabeto. E si formano dei rilievi che loro poi leggeranno, no? Sì, dei spiega puntini. Bene, i puntini che loro leggono e l'alfabeto, quindi le parole dal nostro scritto passano in Braille, sì, con questi rilievi. Poi vedere come loro riescono a scrivere la C, la D, e con il punteruolo formando questi puntini. La C è uno in alto a destra e uno in alto a sinistra. Poi abbiamo la D che sono tre puntini, alto destra, alto sinistra e mezzo sinistra.